Alla Prebanca in compagnia di coach Andrea Ibana e di Valentina Soriani per commentare il 3-0 di Cuneo contro l'Urano. Iniziamo dal coach. Allora, in poche parole, una partita sostanzialmente condotta, se non dall'inizio alla fine, però poco ci manca. Sì, sì, col massimo rispetto per l'avversario, dico che è stata una gara pressoché a senso unico, siamo stati noi bravi a renderla tale, avevamo fatto delle scelte precise, tattiche che hanno pagato anche vedendo il tabellino, loro forse sono calate dopo il metà set in poi, però noi siamo stati bravi a condurre in porto il buon lavoro che avevamo fatto all'inizio di ogni set. Sono contento perché siamo riusciti a dare dello spazio anche a chi aveva giocato meno sinora e questo va visto in una duplice chiave. La prima è che insomma si allena bene, quindi lo merita, e la seconda è che di qui in poi avremo bisogno di tutti, ne sono sicuro, e quindi bisogna che tutti siano pronti. Ecco, passando invece a Valentina, abbiamo parlato anche recentemente nella nostra intervista che facciamo ogni settimana e continua il processo di crescita di questa squadra, soprattutto nell'ultimo mese abbondante c'è stato proprio un salto di qualità. Sì, allora stiamo facendo un percorso che è sicuramente tecnico e di questo se ne occupa lo staff, stiamo facendo un percorso personale di crescita e di gruppo. E questo è molto importante perché vincere le partite prima di tutto ti abitua ad avere una mentalità vincente, ma quando le abbiamo perse abbiamo cercato di trovare un insegnamento in quello, che fosse non trovare alibi, che fosse prendersi più responsabilità, che fosse reagire anche di fronte a una difficoltà. Questo è quello che stiamo imparando e da adesso in poi lo faremo su tutte le partite, prendendo quello che viene, ma non ci tiriamo indietro. E davvero bisogna guardarsi in faccia, cioè mancano 12 partite adesso alla fine del campionato e ogni partita è una battaglia, non esiste classifica, esiste solo vincere, punto. Ultima cosa, tornando al coach invece, ecco, io ricordo un po' il suo volto affranto a fine 2016 per i punti persi. Ecco, dopo un mese neanche, sì, un mese praticamente neanche, ecco, si aspettava di aver praticamente di nuovo ricucito lo strappo con Lodi, perché ricordiamo che rischiavate anche di andare a meno 7. Sì, due settimane fa rischiavamo di andare a meno 7, questo è vero, però io quello che dico sempre, che ho detto anche dopo che abbiamo perso a tre score, è stato che tutto va visto con equilibrio. Non eravamo procchi a tre score, non siamo diventati campioni oggi perché ne abbiamo vinte tre di fila. Solamente, ha detto bene Vale, stiamo facendo un percorso che come tutti i percorsi ha qualche difficoltà nel mezzo, che magari ogni tanto presenta una difficoltà maggiore, però non si può, non mi piacciono le manie di assolutismo, per cui se una squadra vince forte, se una squadra perde scarsa. Certo. Ci va equilibrio. A Don Colleoni abbiamo fatto una buona gara, lo dicevano i numeri, abbiamo perso dei dettagli, a Lodi abbiamo fatto più o meno la stessa gara, al di là delle variazioni tattiche, e abbiamo vinto perché gli episodi siamo stati più bravi a gestirli. Dopo Vigevano e l'Urano le abbiamo vinte anche mentalmente, perché è una squadra che sta crescendo anche mentalmente, però ci va equilibrio in tutti i giudizi, quindi ok, non eravamo disperati quando rischiavamo di andare a meno 7, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto va bene, andiamo a Lodi e giochiamocela, non siamo campioni del mondo stasera, siamo a meno 1, ma sappiamo che ci sono 12 partite e il nostro obiettivo è continuare il percorso. Tutto qua.